Domande al cugino al microfono, cortesia, grazie. Chi inizia? Cusò, mi davano tutti per morti, probabilmente anche qualcuno voi della stampa, invece avete reagito come si deve, avete dimostrato di essere una squadra quadrata, perché Cantù era la stessa di Cantù delle due partite precedenti, e quindi avete raggiunto un po' il vostro obiettivo, che potrebbe dico, portarvi, aprirvi ampi orizzonti e grandi praterie, come ci dice. Ma guarda, noi per morti non ci eravamo mai dati. Non ho seguito cosa sia stato scritto in questi giorni nei giornali, perché... Non si sentiva l'ambiente, che era un po' no? L'ambiente l'avete sentito voi. Cioè, da noi l'ambiente è assolutamente positivo, sapevamo che dovevamo reagire, bastava guardarci in faccia, non abbiamo fatto le gran parole tra di noi, ha parlato Luca, chiaramente per sistemare alcuni dettagli, per dirci che secondo lui avevamo tutti gli attributi per andare a vincere la partita, ed era ora di tirarli fuori. E quindi stasera abbiamo giocato correndo, come penso che sia la cosa che sappiamo far meglio. Li abbiamo attaccati, a sprazzi abbiamo difeso anche bene, magari non tutta la partita, perché se guardiamo il primo quarto eravamo più o meno a pari, e loro facevano sempre canestro, e quando loro fanno sempre canestro direi che la difesa non è prontissima, dobbiamo essere più aggressivi, l'abbiamo fatto e è andata bene. Altro per Cusin? Sì, qualche raddoppio in più di Bruna, io la vedo. Qualche raddoppio, guarda, no. Perché Bruna era giocato una gran partita. Bruna ha giocato una gran partita, oggi sicuramente ha giocato bene, mi prendo le mie responsabilità. No, che c'è? No, io mi prendo le mie responsabilità, nel senso che non ho chiesto di dire io i raddoppi, perché comunque Luca con Luca si può parlare tranquillamente se c'è bisogno. Quindi sicuramente so che dovrò lavorare di più per cercare di anticiparlo di più. Ecco, cioè, lo chiedo io, è un, come devo dire, un ordine, diciamo, è una tattica di squadra non esagerare con i raddoppi sull'uomo sotto il ferro, oppure è andata così, adesso, andrebbero fatte fino adesso anche le altre partite non si sono visti i raddoppi sulla linea di fondo, ci sono le partite in cui ci sono stati i raddoppi sulla linea di fondo. Questa partita qua, cioè contro Cantù fino adesso l'abbiamo fatti, magari la prossima partita facciamo 8 raddoppi, non so. No, però adesso no, Bruno ha fatto una gran partita, però come dico sempre io, ha perso, quindi conta fino a un certo punto. E che quei raddoppi ne resta sempre uno libero. Quei raddoppi ne resta sempre uno libero. Chiaro, è un rischio, delle volte dicono meglio tenerlo. Ok? Il posto chiuso? No.